Buongiorno a tutti da Barbara e benvenuti nel mio canale chetogenico. Vi ricordo che tra poco sarà San Valentino, quindi è il momento di organizzarci per preparare una buonissima e romantica cenetta chetogenica bassa in carboidrati e alta in grassi. Per fare questo ho pensato di proporvi un menù completo e lo farò insieme a un'altra persona. Forse già conoscerete Michela Giambersio. Lei è l'anima e la mente dietro il gruppo Facebook Chetogenica in Fantasia. Ha anche un canale YouTube e una pagina Instagram, quindi vi metterò tutti i suoi riferimenti qua sotto perché è veramente eccezionale. Ha una creatività incredibile. Lei preparerà la parte salata di questo menù romantico e buonissimo e io vi farò vedere come preparare il dolce. Preparerò una torta con la ricetta di Michela, mentre i suoi piatti saranno preparati ispirati alle mie ricette, quindi spero che vi piacciano veramente e ricordatevi che una cena può essere il ricordo più bello, perché cucinare per qualcuno è veramente un atto d'amore, quindi è un'idea perfetta per San Valentino. Oggi inoltre preparerò una torta al limone perché è il gusto preferito da mio marito e spero veramente che piaccia anche a voi, perché come al solito è semplicissima e spero anche buonissima, quindi andiamo insieme a prepararla. Per preparare questa buonissima torta avrete bisogno solamente di 4 uova, la buccia grattugiata di un limone, quindi prendetelo biologico, poi 200 g di farina di mandorle e 60 g di dolcificante in polvere. È molto importante che sia in polvere e io utilizzo l'eritritolo, ma qualsiasi dolcificante a 0 calorie sarà anche chetogenico. Iniziamo separando le chiare dai tuorli e mi raccomando, cercate di fare attenzione e se potete utilizzate una ciotolina più piccola e aggiungete una chiara alla volta alla ciotola grande, perché ci sono due errori. Io ho fatto entrambi gli errori. Il primo è che un po' di tuorlo vi cada dentro le chiare e così non si monteranno più. Come vedete io ho pulito con dello Scottex. Il secondo errore che un pochino di guscio cada dentro la chiara o dentro il tuorlo. In questo caso potete usare il resto del guscio per toglierlo, sarà molto più facile. Ora aggiungiamo i 60 g di eritritolo in polvere ai tuorli e dovremo montarli insieme, ma iniziamo dalle chiare. Questo è un altro trucco, perché se voi monterete le chiare a neve potrete utilizzare lo stesso mini pimer senza lavarlo per montare anche i tuorli insieme all'eritritolo. Infatti sapete bene che se il mini pimer è sporco di tuorli le chiare non si monteranno, quindi iniziamo dalle chiare, montiamole molto bene. Come sapete c'è anche il trucco di rigirare la ciotola testa in giù per vedere se sono montate. Io non lo farò perché ho visto già che oggi è una giornata di pasticci, ma se voi volete potrete sicuramente provare, ma non datemi la colpa se succede un bel disastro. Quindi montiamo la neve, guardate che bello, e poi spostiamoci a montare i tuorli e l'eritritolo. Saprete che sono pronti quando il colore del tuorlo sarà molto più chiaro e vedrete che il composto ha incorporato aria. Adesso dobbiamo avere un po' di pazienza perché queste due parti delle uova vanno montate veramente molto bene. Sapete che la torta non contiene lievito, quindi per avere un certo volume ed essere soffice e buona ha bisogno delle uova montate. Però c'è anche un altro ingrediente, che è un ingrediente che darà un tocco speciale. Secondo me è l'ingrediente che rende questa torta proprio buonissima ed è la buccia grattugiata del limone.
cercate di grattugiare solamente la parte gialla della buccia, senza andare a grattugiare anche la parte bianca che sta sotto, perché quella parte è un po' amara. Invece la buccia gialla è quella che dà freschezza e tantissimo sapore di limone. Michela consiglia per questa torta, se non avete il limone fresco, di utilizzare il flaconcino con dentro l'aroma di limone. Io qua non lo trovo a Stoccolma, comunque io adoro il limone fresco, quindi questa è la mia scelta, ma vi assicuro che in entrambi i casi la torta sarà buonissima, perché Michela è veramente una chef chetogenica eccezionale. Ora è il momento di aggiungere la farina di mandorle ai tuorli con il dolcificante e la buccia di limone grattugiata. Cercate di stare attenti perché, come vedete nel video, io ho usato il mini pimer troppo veloce e ho buttato farina di mandorle in giro per tutta la cucina e ho dovuto anche lavare la tovaglia. Quindi pian pianino, velocità minima e mescolate bene il tutto. Poi sarà finalmente il momento di aggiungere la chiara, e per fare questo voi non potete mai usare il mini pimer, perché altrimenti si smonterebbe. Le chiare montate a neve vanno montate bene e poi aggiunte ai vari composti a mano, mescolando possibilmente dal basso verso l'alto. Questa torta è veramente semplicissima da preparare, infatti quando tutto sarà mescolato e amalgamato perfettamente dovremo solo metterla in forno. Mi raccomando, il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi centigradi, che sono più o meno 350 gradi Fahrenheit. Ora l'ultimo ingrediente che avevo dimenticato completamente, ma che è molto importante: un pochino di burro per imburrare lo stampo. Se vi piace questo stampo, sappiate che io l'ho comprato all'IKEA però qualche anno fa e non so se ancora ce l'hanno, ma è veramente comodissimo e bellissimo. Era un set di 3 stampi diversi, quindi ce ne sono anche altri 2, sempre in silicone azzurro, veramente molto molto carini. Ma adesso imburriamo, aggiungiamo il composto al nostro cuore azzurro e poi mettiamo tutto in forno per 25-30 minuti. Controllate bene perché ogni forno è diverso. Dimenticavo di dirvi che questa tortiera dell'IKEA ha una dimensione, un diametro di circa 20 centimetri, quindi a me sono bastati semplicemente 25 minuti di cottura, ma se voi utilizzate uno stampo un po' più piccolo la torta sarà un pochino più alta e dovrete lasciarla qualche minuto in più. Ecco qua la mia torta. Prima però di toglierla dal nostro cuore dovremo aspettare che si sarà raffreddata. Ed ora la parte divertente, la decorazione. Io utilizzerò una fettina di limone perché mi piace che si veda qual è il sapore della torta. Poi dei lamponi, e qua vi dirò un altro trucco chetogenico, perché sapete bene che anche se i frutti di bosco sono concessi, non possiamo esagerare. Se voi li taglierete a metà come ho fatto io, non solo saranno più stabili sulla torta e non rotoleranno in giro, ma sembreranno anche molto di più. Visivamente sarà una torta molto ricca, ma utilizzerete la metà dei lamponi, quindi la metà dei carboidrati che contengono i lamponi. Ma adesso devo chiedervi un favore. Io adoro ricevere le fotografie dei piatti che preparate voi utilizzando le mie ricette, e questa torta è veramente qualcosa da provare. Inoltre sarei felicissima di vedere come l'avete decorata, perché le possibilità sono infinite e sono sicura che voi sarete molto più bravi di me, quindi mi darete un sacco di idee. Ma ecco qua la mia torta. È veramente una torta romantica, e ancora di più adesso che qua a Stoccolma è il tramonto. Vi serviranno solo delle candele e la vostra musica preferita e passerete un San Valentino indimenticabile. Spero che la
torta di oggi, quella di Michela, e ricordatevi di iscrivervi a tutti i suoi social, vi sia piaciuta. E spero anche che vi iscriviate tutti al mio canale, così ci vedremo qua ogni venerdì alle 2 di pomeriggio con un altro video chetogenico in italiano, ma anche il lunedì con lo stesso video in inglese e il mercoledì in spagnolo, sempre alle 2. Grazie a tutti e passate un romantico e bellissimo San Valentino!